i casi di positività al Covid-19 registrati nei giorni scorsi al CARA, il centro di accoglienza dei richiedenti asilo di Ponte d'Arco di Pettorano sul Gizio. E allora noi ci trasferiamo proprio a Pettorano sul Gizio, in provincia dell'Aquila. Vedo in collegamento Paolo Renzetti, a cui do il buon pomeriggio, che è in compagnia del primo cittadino di Pettorano sul Gizio, Pasquale Franciosa, che tra poco vedremo, a cui do l'altrettanto buon pomeriggio. Buon pomeriggio Paolo. Eccoci Jacopo, un buon pomeriggio a te. Siamo in Valle Peligna, nello splendido centro in provincia dell'Aquila, Pettorano sul Gizio, questo piccolo paese che si trova a pochi chilometri tra l'altro da Sulmona. Siamo con il primo cittadino, come dicevi tu, Pasquale Franciosa. Buongiorno sindaco. Buongiorno a tutti i telespettatori. Grazie per averci ospitato a Palazzo di Città, perché suo malgrado possiamo dire Pettorano da qualche giorno è balzata agli onori della cronaca per questa vicenda. Una brevissima ricostruzione e poi le lascio la parola sindaco. Ricordiamo che ci sono nel CARA di frazione Ponte d'Arce 8 positivi, ragazzi arrivati il 16 di luglio qui a Pettorano sul Gizio, sono risultati positivi dagli accertamenti medici fatti ovviamente costantemente dalla ASL dell'Aquila, e si è creato un po' di allarme, un po' di preoccupazione a Pettorano, anche ovviamente nelle zone circostanti. Però lei ha ribadito in queste ultime ore che la situazione è sotto controllo, lei ovviamente in collegamento costante con l'ASL dell'Aquila, con la prefettura, e dunque può dirci qual è la situazione proprio ad oggi? Sì, senz'altro. Allora, come ha detto giustamente lei, dal 16 di luglio sono arrivati 12 migranti provenienti da Lampedusa. Il prefetto mi ha comunicato personalmente il loro arrivo e l'ospitalità presso il centro accoglienza di Ponte d'Arce, centro accoglienza privato gestito da una società privata. I ragazzi ovviamente sottoposti al test sierologico, così mi è stato riferito dal prefetto, nel centro di arrivo a Lampedusa, erano risultati tutti quanti negativi al Covid-19. Comunque, in base ai protocolli sanitari del caso, dovevano osservare la quarantena di 14 giorni in isolamento fiduciario presso la struttura di accoglienza. Pertanto, già dal primo giorno, dallo stesso giorno di arrivo, dalla mattina di arrivo del 16, sono stati posti in quarantena all'interno di questa struttura, che è marginale al territorio urbano di Pettorano sul Gizio, isolata dal contesto abitativo, e lì hanno iniziato il periodo di quarantena che stanno ancora tuttora vivendo. E la ASL locale, la ASL Sulmona L'Aquila Vezzano, con il Dipartimento di Prevenzione di Sulmona, sin dal primo giorno ha effettuato i necessari e previsti protocolli sanitari e quindi monitoraggio dei parametri vitali degli ospiti della struttura, e tant'è che non sono stati mai rilevati parametri tipo la febbre eccetera che eccedessero, da quello che mi è stato detto, i 36 gradi centigradi per ogni ospite. Il 23 luglio sono stati eseguiti 12 tamponi nasofaringei agli ospiti della struttura, e il domenica 26 luglio sono arrivati i responsi dei tamponi. La ASL mi ha immediatamente comunicato che da questi dati 8 migranti su 12 risultavano positivi al coronavirus. Io immediatamente, ovviamente un po' preoccupato della situazione, però tranquillo, perché sapevo che comunque erano e sono in una struttura isolata, non sono mai entrato a contatto con persone del posto, con altri migranti e quant'altro, hanno sempre rispettato la quarantena. Mi sono immediatamente attivato con il viceprefetto di turno, perché era domenica, per tutte le azioni del caso che deve gestire la prefettura, perché i comuni non hanno competenza in materia di immigrazione, ma è una competenza esclusiva del Ministero dell'Interno, che la esercita sul territorio attraverso le prefetture locali. Il prefetto subito si è attivato, ha disposto un controllo costante delle forze dell'ordine al di fuori della struttura, come avete visto anche voi, presumo, dal sopralluogo che avete fatto. E niente, la ASL si è attivata ulteriormente per fare i tamponi anche ai dipendenti della struttura, di cui ancora non conosciamo
l'esito e niente, la situazione è sotto controllo. Tra l'altro, sindaco, è notizia di poche ore fa, ieri uno di questi 8 ragazzi risultati positivi è stato ricoverato all'ospedale di Sulmona per un problema che non c'entra nulla con il Covid-19, un problema, una colica renale. C'è stato questo ricovero all'ospedale di Sulmona, mi conferma? Sì, assolutamente. Ieri un ragazzo nella nottata si era sentito poco bene a causa di una colica renale. Il 118, intervenuto sul posto, ha ritenuto opportuno trasferirlo nel nosocomio sulmonese per gli accertamenti del caso, e tant'è che la situazione è subito rientrata, è stato effettuati gli esami di rito, la situazione è rientrata e è stato poi ritrasferito nella struttura. L'arrivo di questi ragazzi qui a Petronano sul Gizio, da una parte per questa vicenda, ha creato un po' di clamore, un po' di allarme, come anche si poteva immaginare. Da un punto di vista politico ci sono anche delle polemiche da parte soprattutto della Lega, polemiche rivolte ovviamente a livello nazionale alla gestione e alla ripartizione di questi ragazzi nei vari centri d'accoglienza del paese. E questa sera, sindaco, ci sarà un sit-in proprio da parte della Lega provinciale dell'Aquila nei pressi del CARA di frazione Ponte d'Arce di Petronano sul Gizio. Noi abbiamo ascoltato proprio questa mattina il portavoce della Lega della provincia dell'Aquila, Alberto Di Giandomenico. Se la regia è pronta, possiamo vedere il contributo e poi torniamo a parlare con lei. C'è un po' di agitazione in Valle Peligna per quanto sta accadendo a Petronano sul Gizio, voi contestate la politica nazionale di ripartizione degli immigrati, vi rivolgete al Ministero degli Interni, ci sono questi 8 immigrati risultati positivi, c'è anche un po' di preoccupazione, ma dalla Prefettura dell'Aquila arrivano rassicurazioni. Sì, buongiorno, dalla Prefettura dell'Aquila sì, arrivano rassicurazioni, ma sono rassicurazioni che noi non comprendiamo, perché quando questi immigrati sono sbarcati a Lampedusa, perché sono immigrati di Lampedusa, quando sono sbarcati non gli è stato fatto alcun controllo, cioè quando tu sbarchi dovrebbero farti il tampone, dovresti passare la quarantena lì e nel momento in cui attesto la negatività del tampone, allora posso ridistribuirti nelle città italiane come quella di Petronano. Non posso fare il contrario, perché così noi in questa zona, la Valle Peligna, siamo liberi, siamo riusciti finalmente dopo mesi di chiusure di commercianti, di gente dentro le case, di mascherine, di tutto, siamo liberi dal Covid, non si possono portare 8 o più immigrati infetti qui a Petronano, come se tu le importi. Non sta nella normalità, non è nella normalità per la salvaguardia della salute pubblica per quanto riguarda tutta la Valle Peligna, ma nemmeno per quanto riguarda la salute degli immigrati stessi. Perché adesso vi chiedo, ma all'interno di quella casa, all'interno di quello stabile, che non è secondo me uno stabile per malati Covid, in più mi permetto. Noi abbiamo 2 ospedali, uno di Sulmona e uno di Castel di Sangro, che non sono ospedali Covid, quindi c'è anche il rischio, quindi che non ci sono reparti apposta per i malati di Covid, c'è anche il rischio di che qualche immigrato, come è successo l'altro ieri sera, ha avuto un problema e l'hanno preso da questo stabile e portato in ospedale, era un malato Covid, sì, hanno adottato le precauzioni, ma è sempre un pericolo. Questo è quello che contestiamo alla politica nazionale, questo è quello che contestiamo al Ministero degli Interni. Io comprendo che il sindaco abbia detto non c'è alcun problema, è tutto sotto controllo, ma sinceramente bisognerebbe contestare questa politica di immigrazione che non ha uno scopo, anche perché l'integrazione per questi ragazzi, per questi migranti non esiste, non c'è, è solamente un allocamento di gente messa così. Ricordiamo poi che in questo centro immigrati di Petronano c'erano già altri ragazzi, non c'erano stati però fino a qualche ora fa problemi particolari. No, non c'erano stati problemi particolarissimi, i ragazzi ci sono anche qui a Sulmona, girano, quindi non danno nemmeno più di tanto fastidio, voglio dire, quindi a Petronano c'erano, da lì li hanno portati, quei 15 che già c'erano portati su un'altra struttura, sempre lì a Petronano, e hanno portato questi altri 12, di cui poi gli 8 infetti da Covid.
Ecco, Sindaco, io entro all'interno di questa intervista per chiederle, ha sentito le parole del portavoce della Lega di Gian Domenico, che insomma ha detto che comprende la sua posizione di primo cittadino. Ovviamente l'obiettivo non è lei, ma è la ripartizione a livello nazionale dei migranti. Però volevo chiederle, visto che poi ci sarà questo sit-in nel pomeriggio proprio a Ponte d'Arce, volevo chiederle da primo cittadino, insomma, come vede questa, che poi, questa protesta in relazione ad una situazione che probabilmente anche da parte vostra era inaspettata e che state cercando di gestire. Sì, guardi, ho sentito le parole pronunciate da Gian Domenico come portavoce della Lega territoriale e in gran parte sono condivisibili, perché giustamente c'è questa amarezza da parte dell'opinione pubblica, da una parte perché lasciata sola, non dal sindaco e dall'amministrazione comunale, ma dalle istituzioni sovraordinate, tra cui la Regione, per non parlare poi del Ministero e del Governo nazionale, che sicuramente non ci pensano nemmeno. E dall'altra c'è appunto la preoccupazione sanitaria, perché giustamente abbiamo vissuto questi 5-6 mesi di problematica Covid a livello nazionale, con 2 mesi di lockdown sotto chiave, dove non potevamo uscire nemmeno a prendere una boccata d'aria, e la Valle Peligna è stata, se non per qualche caso sporadico, un'isola felice. Pettorano lo è stata senz'altro in questo periodo, ed oggi di punto in bianco abbiamo subito questa doccia fredda, che ovviamente non è colpa di nessuno dei locali, per carità, nemmeno del prefetto, che non è che devo giustificare assolutamente. La prefettura mi ha avvisato che questi ragazzi provenienti da Lampedusa erano stati sottoposti al controllo sierologico in loco e questi controlli erano risultati negativi, quindi il prefetto si sentiva tranquillo di questo, ha rassicurato anche me, io ho rassicurato la popolazione locale. Purtroppo poi è venuto fuori questo, però adesso il problema c'è, dobbiamo affrontarlo e risolverlo nel migliore dei modi. Le cose essenziali sono queste: i ragazzi stanno tutti in buona salute, asintomatici, gli è stato comunicato domenica che agli 8 positivi, che appunto erano positivi al Covid, e loro l'hanno appreso ma quasi increduli, perché non hanno mai avuto sintomi, non hanno mai accusato sintomi del virus. E quindi diciamo, da questo punto di vista stiamo a posto. Per quanto riguarda discorso sanitario, la ASL è costantemente in vigilanza attiva presso il centro accoglienza e quindi sta attuando tutte le misure del caso, le forze dell'ordine vigilano sul territorio. I ragazzi dal primo giorno del loro arrivo a Pettorano non sono mai usciti dal centro accoglienza e non hanno mai avuto contatti con cittadini italiani o di altre nazionalità o degli altri centri accoglienza. Quindi, Sindaco, per chiudere, come sappiamo, come ci dicono gli esperti. Per chiudere, siccome si attendono anche i 5 tamponi dei volontari, più o meno la tempistica sa quale potrebbe essere per il responso delle verifiche, dei test su questi volontari? Guardi, i tamponi ai 5 operatori della struttura sono stati effettuati lunedì dalla ASL. Il processo un paio di giorni, 2-3 giorni, quindi non so se entro domani probabilmente si avranno i risultati, però questo non so dirglielo con precisione, insomma, perché dipende dai centri di riferimento regionale che fanno l'esame dei tamponi. Io la ringrazio, Sindaco, grazie al Sindaco Pasquale Franciosa per averci chiarito una vicenda che ha avuto contorni regionali certamente, ma anche ai noi nazionali, e speriamo che si risolva al più presto. Grazie al Sindaco, grazie anche a Paolo Renzetti in collegamento da Pettorano sul Gizio, vi auguro un buon pomeriggio. Grazie a voi, saluto a tutti.